Conte Dunque, questa sezione del premio Energia che si sta facendo ormai da più di 3 anni, è Rock Raccontato, e con Angelo Guida parliamo del rapporto tra Beatles e Rolling Stones. Ecco, i Beatles e Rolling Stones hanno rappresentato sempre una divisione all'interno del mondo giovanile. I Rolling che venivano considerate come i rocker più sporchi, più aggressivi, i Beatles invece i baronetti, un po' più borghesi e più vicini al sistema. E tu hai raccontato un po' questo rapporto. Cosa ne viene fuori a distanza anche di oltre 50 anni? Beh, il quadro adesso è ovviamente mutato rispetto a quella che era l'idea degli anni 70, anni 60, in ragione del fatto che l'accesso all'informazione, quindi alla conoscenza, è maggiore, quindi si scopre in realtà che tutto quello che in quegli anni accadeva non era poi così fedele rispetto alla natura delle cose che stavano accadendo, o almeno quello che appariva rispetto a quello che accadeva. E quindi dico solo gli Stones che abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato attraverso ovviamente le loro canzoni. E come dicevi giustamente tu, Michele, quelle canzoni dei Rolling Stones e il modo di presentarle erano l'emblema di una maggiore rottura del sistema, quindi contro tutti, contro il sistema, e il sistema era contro i Rolling Stones. I Beatles invece più allineati verso un modello, verso un ideale inglese che regnava nei primi anni 60, perché si era ormai al punto massimo della crescita. Da lì a poco sarebbe invece successo quello che è successo, quindi anche la recessione inglese, e i Beatles erano non soltanto tra gli adolescenti ma anche tra i genitori erano tutti con i Beatles, i genitori loro erano considerati un modello di riferimento, e la parola che regnava nelle loro canzoni, almeno nella prima parte della loro carriera, era love, cioè amore, e quindi rappresentava un ideale a cui tendere per, diciamo, mettere d'accordo un po' tutti, genitori, figli, sistema politico e sociale soprattutto. Rolling Stones invece rappresentavano esattamente. Sì, ecco, anche questo col tempo è stato in parte smentito, perché il John Lennon, che non era soltanto quello post Beatles, ma anche quello nei Beatles, era uno che parlava anche di testi contro il sistema, e quindi per la pace nel mondo, quindi sì. Anche i Beatles hanno fatto il viaggio in India. Questo però quando i Beatles sono diventati più grandi di età dei loro fan, quindi più maturi, è un modo di dire, no? Per cui questo succede dopo il 1966, in realtà il momento chiave è il concerto a San Francisco, l'ultimo concerto tenuto dal vivo dai Beatles nel 1965-66, dove loro decidono di cambiare e si passa da I Need Your Love, no, I Wanna Hold Your Hand, e si passa a Eleanor Rigby, un pezzo invece dove la parola love non appare, dove anche le sonorità sono più complesse, dove si iniziano a sperimentare nuovi suoni fino a quando appunto... E cominciano anche a parlare di droghe, diciamo. Cominciano a parlare di droghe, ma i Beatles, la storia dei Beatles è una storia particolare. Si dice che alcuni sostengono, la dottrina della dottrina beatlesiana sostiene che il momento chiave è l'ingresso di Yoko Ono, e quindi dove effettivamente Yoko Ono fa emergere in John Lennon quello che lui era, cioè un delinquente. Lui nasce delinquente sulle rovine della Seconda Guerra Mondiale a Liverpool, continua a fare il delinquente fin quando un manager decide di mettergli un cravattino, tagliargli i capelli, una bella camicia, una giacca, e muovere la testa e cantare She Loves You e tutte le ragazzine. Allora, e tu sei per i Beatles o per i Rolling Stones? Io sono per la musica, come racconto sempre, e credo... E dall'inizio invece? No. Da quando li hai conosciuti? No, quando li ho conosciuti i Rolling Stones. Propendevi più per i Rolling Stones. Però ho sempre amato i Beatles.
Purtroppo dipende anche, cioè i Rolling Stones hanno battuto terreni più fertili quando il sistema sociale inglese si iniziava a scricchiolare, dove il malcontento era più diffuso, dove c'era un disagio, scoppiavano le guerre in Vietnam, perché il riflesso della guerra in Vietnam, in Inghilterra e tutto l'altro sistema, se si andava verso una, diciamo, un governo conservatore un po' in tutta Europa, e i Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, era un urlo, era un inno, era un manifesto, una bandiera di generazioni intere di adolescenti. I Beatles non hanno avuto questo aspetto militante, per così dire. Non dimentichiamoci che poi, fra l'altro, proprio Rolling Stones fecero un pezzo, Street Fighting Man, che nasce in una manifestazione contro il sistema, una manifestazione violenta per giunta, quindi neanche una manifestazione pacifica.